in collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana. Nell'ultima mano in corso sul 9-2, Daniele Grossa ha buttato la spugna e ha consegnato la vittoria in mano al Gaglianico, che quindi si porta in vantaggio nel primo gioco di turno tradizionale sul 2-0. E Zucca, Stefano Zucca, che va in accosto. Il Costa rimane corto, quindi vince l'incontro per 10-9 la BRB e si porta sul 2 pari, mentre sull'altra coppia Flavio Avetta andare in bocciata nel tentativo di fare il carò, carambola anche la sua che era nel quadro, quindi non ha più la possibilità di chiudere la partita e quindi vince l'incontro per 6-3 la BRB Ivrea sul Gaglianico e quindi si porta col parziale di 4-2. Ancora Carlo Arabene con la sua ultima boccia in bocciata nel tentativo di fare un carò, colpisce la sua corta, quindi vittoria per la Gaglianico che si porta quindi sul 4 pari. 50 secondi al termine, fallisce adesso Pegoraro, colpisce Roggero, colpisce Pegoraro, 45-47 per la Gaglianico, colpisce Ferrero, sbaglia Aliberti e sono 45-43, fallisce ancora e adesso sono 50 pari, 51 pari, colpisce Roggero, colpisce Pegoraro, sbaglia adesso Pegoraro, 52-53 per il Gaglianico ed è finita. Ed è finita con la vittoria di 54-53 per il Gaglianico di Aliberti Roggero contro Pegoraro e Ferrero. Sul pallino da 5 punti, lo colpisce e si porta a 25, di fatto si aggiudica l'incontro. Grattapaglia sul tappeto numero 2, il pallino da 5 punti, lo colpisce e si porta a 27. Grosso Daniele sul pallino da 5 punti, lo colpisce. Bonino nella sua ultima bocciata sul pallino da 5 punti, lo fallisce e rimane fermo a 13. Quindi Gigi Grattapaglia vince il suo incontro con Bonino per 27-13. Balla vince l'incontro con Grosso 25-23. Parziale dell'incontro Gaglianico 8, BRB 6. Roggero colpisce, 41-36. Ormai fallisce adesso Roggero. Fallisce un'altra boccia Roggero. 41-38, colpisce, 42, 10 secondi al termine, 40 per Pegoraro, 43 per Roggero, 43-41, quindi si aggiudica l'incontro Roggero su Pegoraro e porta il risultato dell'incontro 10 per il Gaglianico, 6 per la BRB. Ultima bocciata per Emanuele Bruzzone, la fallisce, si aggiudica comunque l'incontro per 27-22, quindi col parziale di 27-22 la BRB si porta sull'8-10. E nella seconda coppia, sul risultato di 9-2 per
la BRB termina l'incontro, quindi la BRB si porta sul punteggio di 10 pari. E nell'incontro a Terni si aggiudica l'incontro il Gaglianico, che si porta sul, vincendo per 8-4, si porta sul 12-10 e di fatto impatta il risultato, perché ormai è certa la vittoria di Carlo Ballabene nell'individuale. Infatti tocca la mano anche nell'individuale Carlo Ballabene con Balla, e quindi il risultato finale dell'incontro 12 pari. Bocce Serie A, risultati quinta giornata. Ferriera Borgonese 12-12, Gaglianico BRB Ivrea 12-12, Masera La Perosina 8-16, Pontese 90-12-12. Classifica: BRB Ivrea 9, La Perosina 7, Ferriera 7, Pontese 6, Gaglianico 5, Borgonese 3, 90-3, Masera 0. Campionato Bocce Serie A, sesta giornata. BRB Ivrea Borgonese 90, La Perosina, Masera Pontese, Ferriera Gaglianico. In collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana.